È di 31 arresti il bilancio di un'operazione dei carabinieri del ROS contro il clan Fragalà. Tra gli arrestati anche Francesco D'Agati, considerato anziano boss mafioso di Cosa Nostra, che secondo gli inquirenti avrebbe avuto il ruolo di mediatore per mantenere la pace tra i gruppi criminali presenti sul litorale laziale. L'operazione ha infatti consentito di fare luce sull'esistenza di un tavolo permanente tra le mafie nella capitale, un livello di aggregazione che non esiste in nessun'altra parte d'Italia, ha commentato il tenente colonnello Giovanni Sozzo. Roma è stata e sempre sarà antifascista. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia di consegna a Roma Capitale della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza. Poco prima Raggi aveva deposto una corona di fiori a Porta San Paolo in occasione del 75° anniversario della Liberazione e aveva osservato un minuto di raccoglimento ai piedi della targa che ricorda la Resistenza romana. Oggi ricordiamo tutte le persone che hanno perso la vita per darci la Repubblica democratica come la conosciamo, ha ricordato Raggi, una Repubblica fondata sulla Costituzione. È di nuovo emergenza rifiuti a Roma. Alcune zone della capitale, dal centro alla periferia, stanno facendo i conti con la mancata raccolta e con l'aria divenuta irrespirabile anche a causa dell'arrivo del caldo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto all'AMA di chiarire le ragioni delle criticità registrate, vista l'inquietante concomitanza con l'approvazione del nuovo contratto di servizio che obbliga i dipendenti a obiettivi di servizio più stringenti. Il nuovo contratto cancella i premi a pioggia ai dirigenti e li lega alla qualità del servizio offerto ai cittadini. Oltre 30 concerti e spettacoli dal 24 giugno al 1 agosto con artisti del calibro di Sergio Cammariere, Ute Lemper, Paolo Fresu, Neri Marco Re, Filippo Tini e l'orchestra di Piazza Vittorio. È l'estate alla Casa del Jazz, il cui programma è stato presentato oggi dai vertici della Fondazione Musica per Roma insieme all'assessore capitolino alla cultura Luca Bergamo. Dalla scorsa estate circa 20.000 spettatori hanno seguito i concerti alla Casa del Jazz, ha spiegato Bergamo. Il programma prevede musica jazz, blues, soul, tango, swing, funky e musiche del Mediterraneo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.